un collaboratore storico della Fondazione Rosselli. In realtà è un esperto di studi economici e analisi strategiche nel settore dell'audiovisivo e dello spettacolo. Oggi vi parlerà appunto di elementi di economia e regolamentazione del cinema. La sua lezione rientra diciamo nel gruppo di lezioni dedicate alla cultura e alla creatività in un'ottica al racconto della cultura e della creatività in un'ottica economica, proprio per discutere di economia nella maniera più ampia possibile. Bruno ormai collabora con la Fondazione Rosselli dal 2009 nel nostro Istituto di Economia dei Media ed è responsabile di progetto in tutti, diciamo, dell'area che afferisce allo spettacolo e media ed è anche direttore del corso di specializzazione in distribuzione del prodotto cinematografico promosso da Asfor Cinema. Ed è anche docente di organizzazione e economia dello spettacolo nel corso di laurea Arti e Scienze dello Spettacolo presso la Sapienza di Roma. Non vi racconterò tutto il suo curriculum, però è abbastanza ampio. Se Bruno, poi ora lascio la parola a Bruno nel caso voglia aggiungere qualcosa, e vi auguro buona lezione. Prego Bruno. Grazie Stefania. No, credo che la presentazione sia stata più che esaustiva, quindi procederei con la lezione. Ho preparato per l'occasione una ventina di slide che affrontano i temi legati diciamo, all'economia e al diritto, quindi agli aspetti regolamentari afferenti in particolare un segmento molto importante dell'audiovisivo che è il settore cinematografico. Questi sono, diciamo, gli argomenti che tratteremo nel corso di questa di poco meno di un'ora che mi è stata assegnata. Per inquadrare dal punto di vista economico e organizzativo il settore cinematografico, direi che possiamo partire da questa slide che rappresenta in modo abbastanza schematico quali sono i vari pezzi, i vari segmenti della cosiddetta filiera cinematografica. Fondamentalmente possiamo articolare, poi vedremo anche declinata in funzione dei soggetti che vi operano, quattro filoni principali che in qualche modo compongono la catena del valore legata dietro alla produzione e distribuzione di un prodotto cinematografico. Si parte ovviamente da una fase che, ahimè, nel nostro paese è molto trascurata, ovvero quella dello sviluppo. Sviluppo inteso non soltanto come diciamo scrittura, sceneggiatura, quindi sviluppo dal punto di vista editoriale, ma sviluppo anche inteso come investimento nella parte che precede appunto la realizzazione di un'opera cinematografica. Dicevo che è una fase poco diciamo, valorizzata nel nostro sistema cinematografico che invece, come dire, ha reso negli Stati Uniti il settore un'industria vera e propria perché si investe tantissimo in questa fase. Che è, come dire, propedeutica poi al buon esito, diciamo, del momento, realizzativo successivo. Momento realizzativo successivo che noi qui abbiamo sintetizzato nella fase della produzione, che a sua volta può essere articolata in tre sottofasi, in cui il cuore centrale ovviamente è la fase delle riprese, della lavorazione, che in media, per quanto riguarda un prodotto cinematografico, quindi un lungometraggio può variare dalle 3 alle 5-6 settimane di lavorazione. Successivamente alla realizzazione, quindi poi anche alla post-produzione, che riguarda la fase molto delicata di montaggio, ma anche sottotitolaggio o anche doppiaggio nel caso di film stranieri, si passa alla fase della promozione. Apro e chiudo una parentesi. Voi qui le fasi della filiera le vedete in, diciamo, un ordine orizzontale, ma dovete immaginare che comunque chi opera all'interno del mercato opera in modo trasversale, cioè le fasi successive dalla produzione, quindi la promozione e la distribuzione,
sono fasi che si preparano già a monte del processo creativo, e vedremo poi quali sono le ragioni di questa quindi successione non strettamente temporale e cronologica di queste fasi. Dicevo promozione e poi la fase diciamo strategica, ovviamente, perché qualsiasi opera culturale, audiovisiva poi deve avere necessariamente il momento del suo confronto con il pubblico, è quello appunto della distribuzione che ovviamente può avvenire soltanto in ambito domestico oppure essere, come dire, rivolta anche a mercati internazionali. All'interno poi del mercato domestico ci sono varie forme di come dire, accesso di confronto con il pubblico. Ovviamente quella più importante è sicuramente la sala cinematografica, successivamente c'è l'home video e poi i vari passaggi televisivi, vedremo successivamente che possono essere assumere varie forme, fino ad arrivare alle nuove piattaforme online, di cui negli ultimi anni si è registrato un fortissimo sviluppo. Questi sono alcuni dati che poi, diciamo, quando avrete le slide potrete approfondire meglio. Fondamentalmente stiamo parlando di un settore che complessivamente, per quanto riguarda la produzione e distribuzione di cinema e video, quindi non solo cinema ma anche tutto l'audiovisivo, vale quasi 5 miliardi di euro. Un settore che impegna più di 5.000 imprese su tutto il territorio, ovviamente con una concentrazione soprattutto nelle due regioni leader che sono il Lazio, storicamente regione diciamo leader nel settore cinematografico, non fosse altro perché qui sul territorio laziale operano tutte le imprese e ci sono anche i due broadcaster più importanti, Rai, la sede anche di Mediaset e anche la sede di Sky, e poi la Lombardia. Stiamo parlando di un totale di 200.000 lavoratori. Sono cifre che spesso non vengono come dire, rese pubbliche, che però denotano comunque l'importanza e anche la rilevanza da un punto di vista economico di questo comparto. Altri numeri che quantificano meglio il settore sono quelli, per esempio, di quanto si produce in Italia. Si produce tanto, nel senso che se dovessimo individuare, cosa che faremo successivamente, le criticità dal punto di vista economico di questo settore, sicuramente non sono dal lato dell'offerta nel senso di numero di titoli prodotti ogni anno. Stiamo parlando di 166 film nel 2012 prodotti di nazionalità italiana, e come vedete, nonostante la crisi che ovviamente tocca anche questo settore, il numero dei titoli è in forte aumento. Però attenzione, perché come voi docenti di economia vi insegnate, i numeri vanno sempre messi a confronto con altri numeri. E allora, se poi vediamo che di questi 166 film, quasi più di 80 hanno un costo, un budget molto molto basso, 200.000 euro, ci rendiamo conto che la criticità sta proprio nel fatto che la dimensione media del budget di questi film non è elevatissima, poco più di 20 su 166 hanno un budget superiore ai 3 milioni e mezzo di euro. Ovviamente tenete conto che diciamo, la dimensione del budget, anche se non è una regola fissa, è direttamente proporzionale poi alla sua veicolazione e distribuzione dal punto di vista commerciale. Come vi ho scritto, un film italiano costa in media 2 milioni, film tutto italiano, perché se invece iniziamo a parlare di film che sono coprodotti o in modo minoritario o in modo maggioritario, come vedete il range, la forbice diciamo, si allarga notevolmente. Quella che vedete qui, spero abbastanza bene, è la torta del consumo in sala, ovvero come si distribuiscono i consumi di cinema nelle sale cinematografiche italiane. Stiamo parlando di 3.000 sale in Italia, apro e chiudo anche qui una parentesi, ma credo che sia importante, poi la riprenderemo successivamente. Il problema, uno dei problemi, una delle emergenze maggiori in questa fase è proprio legata alla sala cinematografica, nel senso che da qui a pochissimo tempo, cioè tra un mese,
i film non saranno più proiettati tramite la pellicola, la classica pizza cinematografica, ma saranno tutti distribuiti in digitale. Qual è il problema? Che su queste 3.000 sale, moltissime, soprattutto monosale, quindi quelle di città, non sono ancora attrezzate perché non hanno diciamo, avuto capacità di investimento per adeguare i propri impianti tecnologici e quindi poter avere la possibilità di distribuire in digitale. E questo creerà non pochi problemi perché? Perché l'esercizio cinematografico, le sale cinematografiche, come dire, a seconda della loro dimensione, quindi una, due, quattro, sei, anche più di 10 sale, automaticamente hanno anche un impatto sul prodotto che viene consumato in quelle sale. Quindi c'è una differenza sostanziale tra ciò che viene programmato in una monosala di città e ciò che viene programmato in un multiplex dove viaggiano soprattutto prodotti commerciali o prodotti che provengono dagli Stati Uniti. E tornando alla nostra torta dei consumi in sala, come vedete ancora una volta più del 30% dei consumi vengono assorbiti da due regioni, che sono la Lombardia e il Lazio. Poi in buona posizione ci sono anche il Veneto, l'Emilia Romagna e la Campania, e poi, diciamo, in modo abbastanza a distanza abbastanza significativa, tutti gli altri territori. Questo vuol dire che non c'è una equa e omogenea distribuzione del consumo nelle sale cinematografiche in Italia, e questo è un problema che è legato anche al fatto che anche la distribuzione delle strutture sul territorio è molto eterogenea. Ci sono regioni nelle quali assolutamente le sale non, o stanno sparendo o, diciamo, non si è investito a sufficienza. Passando a questa slide successiva, vi ho indicato quelli che sono i principali attori del sistema, ovvero il soggetto principale, che ovviamente è il produttore, cioè l'impresa che organizza tutti i mezzi della produzione, che quindi si occupa e si preoccupa delle fonti di finanziamento e della valorizzazione economica dell'opera, e anche poi della fase diciamo, strettamente organizzativa. Il produttore, oltre a confrontarsi ovviamente con la classe creativa, quindi tutti coloro che, gli autori in qualche modo, che sviluppano i progetti da un punto di vista ideativo e quindi acquisiscono da loro le idee e i progetti da poter finanziare, diciamo, come interlocutore principale il produttore ha la figura del distributore, che ovviamente si occupa invece della fase di commercializzazione dell'opera, e quindi tra i due soggetti, produttore e distributore, diciamo, il rapporto si traduce in un contratto di cessione di diritti per la distribuzione del prodotto, distribuzione che, come avete visto in precedenza, può avvenire sotto varie forme attraverso vari canali. Un altro pezzo importante degli attori è sicuramente quello delle cosiddette industrie tecniche, ovvero tutti quei soggetti, quelle imprese che si occupano poi di confezionare e della post-produzione, quindi stiamo parlando per esempio dei teatri di posa, dei laboratori di sviluppo e di stampa, che ovviamente per effetto delle trasformazioni tecnologiche, quindi del digitale, stanno accusando anch'essi una crisi enorme. Pensate soltanto che la Kodak, che è una delle imprese più importanti che stampava pellicola, è fallita. La Fuji, che è un'altra società importantissima, ha cambiato addirittura la propria denominazione, adesso si occupa di profumi. Poi, insomma, lascio a voi capire qual è il link tra i due comparti, ma esiste ed è abbastanza interessante. Qual è l'associazione più importante di categoria di questo settore? È l'ANICA, che rappresenta gli interessi di questi tre gruppi di imprese. Ecco, qui non vi spaventate, in questa slide abbiamo, come dire, mantenuto la struttura della slide precedente, quindi delle quattro fasi principali della filiera: sviluppo, produzione, promozione e distribuzione, e abbiamo però l'abbiamo appunto associata alle figure
che operano all'interno, quindi abbiamo collegato l'area economica con le figure professionali e le società che sono impiegate all'interno. Quindi in particolare lo sviluppo e la produzione sono presidiate dalla figura, dalle imprese di produzione. Tutta la fase della promozione e distribuzione invece sono le aree peculiari delle società di distribuzione. Come vedete poi invece se si va se si entra nel dettaglio delle varie forme di distribuzione, la sala cinematografica ovviamente ci sono gli esercenti, anche in quel caso ci sono delle associazioni di categoria 2, in particolare l'ANEC che rappresenta le sale cinematografiche tradizionali e l'ANEM invece i multiplex che ormai assorbono più della metà degli incassi nelle sale cinematografiche, per poi arrivare alle reti televisive che hanno una funzione fondamentale non solo nella distribuzione dell'opera cinematografica ma anche, come vedremo successivamente, nel finanziamento dell'opera cinematografica stessa, fino ad arrivare a agli operatori che negli ultimi anni hanno creato delle piattaforme di distribuzione direttamente online del prodotto cinematografico. Vi faccio degli esempi, non so se alcuni di voi sono abbonati a questi servizi: Kubo Vision, che è un servizio di Telecom Italia, piuttosto che Chili TV, sono tutte piattaforme di cosiddetto VOD, cioè video on demand, la possibilità quindi di abbonarsi mensilmente, pagare una quota mensile per poter accedere a un catalogo di film che ovviamente sono già passati per la sala cinematografica, disponibili direttamente via banda larga. Poi c'è anche la parte di estero, perché le vendite all'estero sono gestite proprio dalle figure professionali specializzate, che sono appunto gli sales agent, cioè gli agenti di vendita all'estero, e l'industria tecnica, come dicevo prima, fondamentalmente sono i teatri di posa. Fino a 15-20 anni fa i teatri di posa erano soltanto nel Lazio, in particolare ovviamente Cinecittà, ma non solo. Negli ultimi 15 anni alcuni territori, in particolare il Piemonte, la Puglia, hanno sviluppato sul proprio territorio dei laboratori di supporto alla produzione e post-produzione, sintomo interessante di un dinamismo che non è più romanocentrico, diciamo così, del cinema degli ultimi anni. Veniamo al discorso fondamentale delle risorse. Come e dove acquisiscono le risorse finanziarie i produttori per poter realizzare le proprie opere? Ecco, qui vi ho diviso in due grandi categorie le fonti: da una parte quelle pubbliche e dall'altra quelle private. Le risorse pubbliche lo vediamo magari nella prossima slide, scusate, ecco questa qui. Le risorse pubbliche riguardano in particolare degli strumenti che possono essere strumenti finanziari comunitari, anzi scusate, torno indietro per facilità, risorse di tipo comunitario, cioè fondi e strumenti di finanziamento che provengono direttamente dall'Europa, e in particolare c'è un programma pluriennale che si chiama Programma Media, che dal 2014 diventerà Europa Creativa, accorpando anche il finanziamento non solo all'audiovisivo ma anche ai beni culturali. Un altro programma di finanziamento che viene direttamente dall'Europa è il fondo Eurimage, che finanzia in particolare le coproduzioni. Invece a livello nazionale abbiamo due forme di intervento, entrambe di tipo pubblico, ovvero il Ministero per i Beni e Attività Culturali tramite in particolare la Direzione Generale del Cinema, che finanzia direttamente il settore cinematografico attraverso una legge che è la cosiddetta legge Orbani del 2004. Volevo lanciare un sondaggio ma non ci riesco, comunque volevo lanciare un primo sondaggio. Ma non riesco a spostare. Eccolo. Ecco. Mi piacerebbe avere un vostro parere
su questo, aiuto, mi si è però sovrapposta la slide. Ecco, comunque già vedo che insomma che c'è una netta maggioranza per il sì. È giusto che lo Stato finanzi il cinema, mi sembra di capire che ci sia quasi una maggioranza, non dico bulgara, ma quasi. Come togliere questo sondaggio per tornare alle slide, scusate. Ecco. Beh, su questo insomma si potrebbero aprire dibattiti infiniti sulla legittimità del finanziamento pubblico al settore cinematografico. Io, anche forte del vostro sondaggio, ricordo soltanto che l'aiuto pubblico, quindi soldi nostri, soldi dei cittadini, al settore cinematografico si giustifica nella misura in cui si finanzia soltanto un certo tipo di film, ovvero quelli che lo Stato dichiara di interesse culturale. Come fa lo Stato a riconoscere l'interesse culturale e quindi dare un finanziamento alle opere cinematografiche? Lo fa attraverso un sistema molto complesso che qui vi ho riassunto in questa formuletta anglosassone del reference system, molto, diciamo, un sistema, diciamolo apertamente, anche molto criticato, perché si basa su, diciamo, intanto su una commissione di esperti che valuta le opere e le valuta sia da un punto di vista del contenuto, quindi più o meno culturale, quindi meritevole del finanziamento, ma lo valuta anche sulla base delle referenze, per questo si chiama reference system, delle società di produzione. Questo fa un po' discutere perché automaticamente un punteggio maggiore viene in qualche modo riconosciuto alle imprese che assicurano una maggiore solidità anche economica e commerciale o che garantiscono, come dire, dei successi già maturati nel passato. Ovviamente però anticipo una vostra obiezione. C'è una separazione netta all'interno del sistema di valutazione tra opere prime e seconde, quindi ovviamente progetti sperimentali che, di autori esordienti che automaticamente non possono vantare un sistema di referenze, no? Per tornare al reference system, che hanno ovviamente un binario privilegiato. L'aspetto più importante però che dal 2008 è stato introdotto nel sistema di finanziamento pubblico è che accanto a questo tipo di finanziamento diretto, cioè arriva un progetto da un produttore al ministero e il ministero lo finanzia, quindi dando delle erogazioni, delle sovvenzioni dirette, dal 2008-2009 è stato introdotto anche il cosiddetto tax credit. Scusatemi per tutti questi anglicismi, ma d'altra parte sono strumenti anche mutuati e presi in prestito da altri paesi, soprattutto il Regno Unito. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che le imprese che presentano un progetto al Ministero, alla Direzione Generale per il Cinema, possono anche ottenere un credito d'imposta, ovvero rispetto al film che hanno prodotto, pagare un 15% in meno di tasse a fine anno, tasse che riguardano in particolare per esempio il personale che ha lavorato nel film, piuttosto che l'IVA, cioè tutto un sistema di detassazione che alle imprese è molto gradito perché abbatte costi fisici e che quindi è un risparmio netto per l'impresa. Questo sistema è piaciuto molto al settore cinematografico e anche allo Stato, che piano piano sta riducendo le erogazioni dirette e aumentando quelle indirette, cioè tramite questo sistema di crediti d'imposta, a tal punto che dal prossimo anno questo sistema di agevolazione fiscale alle imprese sarà esteso anche al settore audiovisivo, quindi non soltanto al cinema, ma ad esempio anche chi produce fiction per la televisione. Tornando alle risorse pubbliche, non va trascurato il fatto che negli ultimi anni le regioni, soprattutto dal 2005 con diciamo, la legge costituzionale che ha introdotto
la devolution, cioè un decentramento di competenze anche a livello regionale su questo tipo di settore, le regioni stanno investendo molto e bene a livello locale, ma questo ci torneremo successivamente. E accanto alle risorse pubbliche ci sono poi una serie di strumenti di tipo privato, per esempio vi cito qui il product placement, ovvero la possibilità che aziende possano far vedere i propri marchi all'interno del film, in cambio ovviamente di risorse o economiche o anche tecniche. Va detto che ci sono delle norme che obbligano le reti televisive a investire nel cinema, in particolare Rai, Medusa, ma anche Sky. Ci sono risorse che ovviamente vengono direttamente dal produttore, che non si dovrebbe limitare soltanto a organizzare risorse di altri, ma anche a mettere capitali propri. Ho usato quel condizionale perché in Italia spesso non accade questo. Accordi con il distributore, vi dicevo prima, accordi, contratti per cessione di diritti e quindi incamerare risorse per promettere poi la distribuzione nelle altre forme di sfruttamento, e poi anche la possibilità di vendere all'estero in cambio di risorse. Quindi, diciamo, come state intuendo, tutto ciò che sta dietro le quinte di un prodotto cinematografico è una macchina molto complessa, un mix di finanziamenti e di risorse che, come dire, il cui buon esito dipende molto dalla capacità di programmare bene le attività lungo il percorso finanziario, perché sono questo tipo di risorse vanno reperite tutte prima che il film avvii la produzione. Per questo vi dicevo quanto sia importante la fase dello sviluppo, cioè tutto ciò che precede la realizzazione concreta di un film. Qui vi ho riassunto un po' le storie delle norme del mercato, ma su questo diciamo ve la lascerei, perché sono tutte cose che abbiamo già più o meno accennato, no? Per esempio, una legge importantissima è quella del 98, che in Italia, recependo una direttiva comunitaria, introduce degli obblighi per le reti televisive di finanziare il cinema e anche di programmarlo in televisione. Però vi assicuro che per ognuna di queste leggi meriterebbe ore e ore di approfondimento, perché molti ad esempio si lamentano che le televisioni programmano poco e male il cinema in televisione, quindi da una parte lo finanziano ma dall'altra lo programmano male in fasce orarie non idonee, nonostante il fatto che, come ben sapete, con il digitale terrestre ma anche con il satellite i canali non mancano, e quindi alcuni canali poi si sono specializzati nella diffusione di cinema, però appunto comunque il rapporto tra televisioni e settore cinematografico è un rapporto abbastanza conflittuale. Vi citavo la legge costituzionale del 2001, che ha aperto le porte alla competenza anche non solo a livello nazionale ma a livello di regioni. Nel 2007-2008 gli incentivi fiscali, nel 2004 la riforma Urbani, che è quella che attualmente disciplina tutto il sistema di finanziamento diretto al settore cinematografico. Vi ho inserito qui anche il primo fondo regionale, quello del Friuli Venezia Giulia, nel lontano 2003, che ha dato il via poi a una serie di interventi da parte di quasi tutte le regioni a favore del settore cinematografico e non solo. Poi ho una slide successiva che mostrerò, che vi spiega bene questa crescente attenzione da parte dei territori al settore cinematografico. E questa era la slide che avevo fatto vedere prima, che in forma grafica riassume, a seconda del tipo di pezzo della filiera cinematografica, quali sono gli strumenti finanziari che un produttore può strumenti finanziari può attingere un produttore per poter finanziare il proprio film. Quindi in particolare, come vedete, la maggior parte dei finanziamenti riguarda proprio il finanziamento alla produzione vera e propria, sia a livello comunitario, per esempio Rimage, sia a livello nazionale attraverso il FUS. Il FUS, ho dimenticato di dirvelo, è il Fondo Unico dello Spettacolo, il principale strumento di finanziamento non solo del cinema ma anche dello spettacolo
a livello nazionale c'è un pezzo di FUS che è destinato al cinema e sono, diciamo, circa 100 milioni di euro di cui una quarantina vanno alla produzione, che vengono gestiti direttamente dal Ministero per i beni e attività culturali tramite la DG Cinema. Però accanto a questo, vi dicevo, ci sono altrettante risorse che vengono destinate al settore tramite la leva fiscale, cioè la possibilità di incentivi fiscali. Andiamo rapidamente avanti. Ecco, questa è una slide molto interessante perché vi fa capire, la parte marrone è praticamente come veniva finanziato fino al 2009. Il cinema era finanziato esclusivamente da un sostegno da sovvenzioni dirette a livello nazionale. Poi vedete che a un certo punto compare dal 2009 una fascia blu e una azzurra, che è esattamente sono quel tipo di sostegno che non è più di erogazione diretta, ma che passa attraverso la possibilità per le società di produzione di beneficiare di crediti d'imposta, cioè appunto quello che dicevamo prima, detassazione, pagare meno tasse alla fine dell'anno, tasse che ovviamente sarebbero pagate al 100% per l'attività economica svolta, come per qualsiasi altro settore economico. Non è soltanto il cinema, ovviamente, che beneficia di crediti d'imposta, ce ne sono anche altri di settori economici, però diciamo che già a distanza di 5 anni dall'introduzione di questo sistema, lo Stato non ci ha perso in termini ovviamente di mancato gettito fiscale, ma ne ha guadagnato perché tutte queste risorse aggiuntive hanno prodotto ricchezza sui territori, hanno prodotto occupazione sui territori, hanno aumentato anche la possibilità che si veda ad esempio più cinema italiano nelle sale piuttosto che cinema straniero. E questo, diciamo, è un elemento molto importante che ci porta alla slide successiva. Cosa sono questi istogrammi? Questi istogrammi raccontano quanto cinema italiano si vede rispetto a cinema americano o cinema europeo, ovviamente non italiano. Come vedete, questa è una serie storica che parte dal 2004 in fondo e arriva fino all'anno scorso. Come vedete, l'Italia praticamente si nutre, le sale cinematografiche si nutrono soprattutto di cinema americano, cioè più della metà del cinema consumato in sala è cinema americano. Però cioè, l'Italia è comunque messa bene rispetto ad altri paesi. Sicuramente la Francia ha quello spicchio verde, che è la quota invece nazionale, che in Italia per esempio nel 2012 è stata del 25%, in Francia è il doppio. Però tenuta fuori la Francia, che come ben sapete comunque è un paese protezionista e che ci tiene molto, come dire, alla cultura e al cinema in generale, quindi investe tantissime risorse, tutti gli altri paesi europei hanno quote di mercato nazionali, cioè di film italiani visti in sala, film nazionali visti in sala, molto ma molto più basse. Quindi in qualche modo noi dobbiamo, anche attraverso le risorse pubbliche, gli investimenti pubblici, cercare di difendere questa quota in verde, che attualmente è un quarto del mercato, da il prodotto americano. Ovviamente anche gli strumenti di finanziamento comunitari hanno proprio questo obiettivo, cioè sostenere i produttori indipendenti nazionali ed europei da ovviamente questa forza industriale molto, molto prepotente anche, come dire, di film scusate, blockbuster americani di natura non tutta, ma diciamo buona parte di tipo commerciale, pensate ai grandi film di animazione, che comunque occupa mediamente, guardate per esempio nel 2009 aveva sfondato anche il quota 60%, quindi 6 film americani su 10, su un totale di 10, e che grazie a questo tipo di strumenti di intervento diretto e indiretto dello Stato in qualche modo si riesce ad arginare a favore sia del prodotto nazionale, però non va dimenticato anche che il cinema è un cinema globale,
e che quindi il pubblico dovrebbe essere abituato anche a frequentare anche altre cinematografie oltre a quella nazionale e a quella mondiale. E come vedete però, diciamo, questo spicchio di cinema non americano ma neanche italiano è abbastanza ridotto, come dire, uno degli obiettivi principali degli strumenti di finanziamento anche di Europa Creativa, questo nuovo strumento di finanziamento comunitario, è proprio quello di aumentare soprattutto quest'ultima quota di mercato, quella, diciamo, in giallo, quella arancione. E salterei il flusso di ricavi, anche questa che poi vi lascio diciamo come documentazione, per andare a vedere attualmente quali sono le fasi di questa catena della filiera cinematografica che sono in maggiore sofferenza. Sicuramente il mondo della produzione in questo momento fatica molto a reggersi sul mercato. E perché? Perché soprattutto, come spero di avervi almeno anche se sommariamente spiegato, è un settore questo cinematografico ad altissimo rischio. E il rischio è dovuto al fatto che, come dire, il destino poi commerciale di un prodotto, al di là di alcuni casi, diciamo, di film commerciali, e questo è il motivo per cui si fanno ad esempio molti sequel o molti prequel, cioè quando c'è un prodotto cinematografico che è andato bene in sala, si cerca di sfruttarlo in tutti i modi. Pensate al filone giovanilistico dei film di Moccia, no? Che poi ha avuto con alterne fortune tutta una serie di imitazioni. Ecco, dicevo che è un settore ad altissimo rischio, per cui ad esempio le banche investono pochissimo, cioè danno poco credito, no? Danno pochi prestiti a questo tipo di soggetti. Soggetti che ovviamente possono soprattutto vantare come garanzie un patrimonio che è fatto di un patrimonio immateriale, non un patrimonio intangibile, che è fatto soprattutto di diritti che però purtroppo non sono tanto in capo al produttore, ma nel momento in cui il produttore, per poter finanziare un film, si spoglia dei propri diritti e li cede ai distributori o alle reti televisive, al produttore effettivamente rimane ben poco per poter garantire poi la propria società nei confronti di una banca nel momento in cui occorre un prestito o un mutuo. E quindi questo sicuramente è uno delle maggiori criticità, cioè il rapporto, il dialogo tra produzione cinematografica e banche. E l'altro elemento che accennavo prima, di grandissima criticità attuale, è quello dell'esercizio. Vi dicevo prima, l'esercizio cinematografico, soprattutto le sale cosiddette urbane, ad uno o due schermi, stanno morendo. C'è veramente una emorragia sia dei consumi in sala, di un certo tipo di pubblico che non va più in sala cinematografica, ma anche di un pubblico che non trova più la propria sala, vuoi perché è molto lontano da altre strutture, vuoi perché un certo tipo di prodotto culturale, un certo tipo di film d'autore lo trova soltanto in certe sale cinematografiche. Questo tipo di segmento di sala cinematografica, che pesa tantissimo in Italia e che, mi permetto di dire, è anche un luogo di aggregazione sociale, quindi non è soltanto un luogo dove si fruisce di cinema, ma è anche un momento di condivisione, di aggregazione, sta venendo meno. Sta venendo meno anche perché, come dicevamo prima, siamo di fronte a una scadenza tra un mese, cioè da partire dal 2014, le sale cinematografiche potranno proiettare soltanto in digitale, quindi proiettori non più con pellicole, ma con file digitali. Questo cambiamento tecnologico ha trovato impreparate molte sale cinematografiche, soprattutto quelle piccole, che non hanno avuto capacità e risorse per potersi adeguare, quindi stanno chiudendo anche per questo motivo. Vi chiederete, lo Stato che cosa sta facendo? Lo Stato, diciamo, sta mettendo, lo Stato, ma soprattutto le regioni, stanno investendo diverse risorse con dei bandi, già negli ultimi 2 anni ne sono stati fatti tanti, proprio per aiutare questo tipo di imprese a non chiudere e a digitalizzarsi. Al momento alcune regioni ci sono riuscite, sono completamente digitalizzate, in altri territori, purtroppo soprattutto del centro-sud,
siamo di fronte a un problema grosso per il quale non tutti i livelli decisionali sono riusciti a trovare le risorse giuste. Mi piaceva concludere con alcune slide che riguardano in particolare, che secondo me è la grossa novità degli ultimi anni. Leggevo anche nelle chat alcuni che sottolineavano questo aspetto, il fatto che non è più soltanto lo Stato a sostenere questo settore, ma sono anche le regioni. Qui vi ho messo un po' per ciascun territorio quali sono i fondi a disposizione delle imprese locali, imprese che sono sul proprio territorio, ma non solo, in varie regioni. Vi cito soltanto alcuni esempi, ve ne cito uno a nord e uno al sud. Prendiamo Bolzano ad esempio, no? Bolzano da 2 anni ha messo in piedi, quindi la provincia autonoma dell'Alto Adige, provincia autonoma di Bolzano, quindi siamo in Alto Adige, ha messo in piedi un fondo di ben 5 milioni di euro, e non sono pochi, per finanziare non solo cinema ma tutto l'audiovisivo, quindi anche documentari, opere prime, fiction, e questi bandi messi a disposizione dalla provincia stanno portando sul territorio tantissimo, tantissimo audiovisivo, che si traduce automaticamente anche in ricadute non solo occupazionali, anche di crescita di un'industria locale sul territorio, e quindi nell'ottica che vi dicevo prima di decentramento dell'audiovisivo, che fino a 15 anni fa era solo nel Lazio. Un impatto anche sul turismo molto importante. La Puglia è un caso esemplare molto interessante, sono addirittura attivi 4 fondi più APQ, quella sigla sta per accordo programma quadro, ovvero sono state trovate anche risorse tramite i cosiddetti fondi strutturali, i fondi che vengono dall'Unione Europea, per esempio il Fondo Sociale Europeo, quello sulla formazione, o il Fondo per lo sviluppo e la ricostruzione sociale. Ecco, la Regione Puglia ha avuto questa capacità, questa lungimiranza di ricondurre alcuni assi di queste risorse, di questi fondi strutturali, a favore del settore cinematografico. E quindi da 5 anni a questa parte è un territorio che sta investendo tantissimo nell'audiovisivo, e i risultati si vedono ancora una volta in termini di ricadute occupazionali. Pensate che sono stati creati 3 cineporti. I cineporti sono delle strutture che accolgono le produzioni, uno a Foggia, uno a Lecce e uno a Bari, e quindi con grandi ritorni in termini economici ed occupazionali. Credo che l'ora stia scadendo, vado rapidamente sull'ultima slide, che in qualche modo vuole anche sintetizzare questa lunga cavalcata che abbiamo fatto insieme, spero sufficientemente chiara, ma insomma ho cercato di riassumere in un'ora quello che faccio in un corso di laurea, in un corso che tengo alla Sapienza, che dura appunto 4 mesi, quindi scusatemi per l'estrema sintesi, ma è appunto è soltanto una lezione introduttiva. L'industria cinematografica, ma direi anche quella audiovisiva, è in forte crescita. La moltiplicazione dei canali e delle forme di distribuzione di accesso ai contenuti sta determinando una domanda altissima di audiovisivo. Il problema è che questa domanda si frammenta e si va a ricomporre attraverso tantissime modalità di accesso ai contenuti, non ultima, ahimè, anche la pirateria, c'è la possibilità anche di scaricare direttamente dal web, con un danno enorme per ovviamente il diritto d'autore e per chi queste opere le concepisce. Anche i sistemi imprenditoriali stanno diventando più strutturati e più maturi, quindi si può parlare a pieno titolo anche di un'industria che è fatta anche di artigianato, ma è anche fatta di flussi di capitali, di forme di finanziamento, e che piano piano stanno conquistando progressivamente anche la fiducia di soggetti molto molto diffidenti come le banche. Le forme di intervento pubblico, questo è un altro elemento secondo me che va sottolineato, si stanno evolvendo, come avete visto appunto dagli strumenti di erogazione diretta
che alcuni definiscono anche in forma assistenziale, chiamiamolo così, di finanziamento a pioggia, piano piano si sta passando anche a forme di intervento specifiche di natura indiretta, utilizzando, come ho detto più volte, a più riprese, attraverso la detassazione, quindi la leva fiscale. L'altro elemento che ho sottolineato è sicuramente il fatto che il cinema non è più un cinema nazionale, ma è un cinema dei territori, è un cinema quindi cui gli operatori locali hanno degli interlocutori più vicini. Vi faccio soltanto un esempio. Accanto a quei fondi che avete visto prima, no? Ve li faccio rivedere sui vari territori, per ogni regione sono nate delle cosiddette film commission. Ecco, vedo che Rosanna ne parla bene per quanto riguarda la Puglia. Ecco, direi che le film commission stanno diventando, cioè che sono questi soggetti che assistono sul territorio le produzioni dal punto di vista logistico, dei permessi, delle autorizzazioni e anche del finanziamento diretto dell'ospitalità. Queste film commission stanno diventando degli avamposti sul territorio preziosissimi per lo sviluppo dei territori locali, perché sono dei punti di riferimento fondamentali per chi opera in questo settore. E ovviamente, perché vi facevo l'esempio di Bolzano, della Puglia, ma vi posso fare l'esempio della Toscana, del Piemonte, perché? Perché da 10 anni a questa parte queste strutture hanno delle professionalità specifiche che sono appunto specializzate, proprio sono nati proprio dei mestieri specifici. Pensate al location manager, ovvero la figura specializzata che deve accogliere sul proprio territorio e interloquire con delle produzioni che magari vengono da fuori per spiegare quali possono essere le migliori location dove girare il proprio prodotto, per spiegare dove andare a farsi autorizzare, a farsi dare i permessi e via discorrendo. Ecco, c'è un dinamismo, una vitalità sui territori di professionalità che vi assicuro non è da meno rispetto ad altri paesi europei, e di questo possiamo andarne fieri e sarà sicuramente un ruolo sempre più importante che giocheranno per il sostegno a questo settore. Poi ovviamente alcuni territori hanno una vocazione, no? Per genere, per esempio il Lazio sicuramente è un territorio di cinema, ma anche di fiction. La Lombardia è tipicamente un territorio in cui si fanno tantissimi spot. E quindi ovviamente questo incalzare, queste spinte dal basso, e qui concludo, richiedono che ci sia anche un nuovo quadro istituzionale che quindi garantisca, come qui vi indico in rosso, un coordinamento più efficace sia a livello orizzontale che verticale, perché poi non dimentichiamoci che è vero il Ministero dei Beni Culturali è il ministero più importante, ma siccome questo settore è anche un settore a metà tra cultura ed economia, riteniamo che anche un ministero come quello dello sviluppo economico debba essere competente e sostenere questo settore, e poi nei rapporti, come dicevamo prima, tra Stato e Regioni. Io credo di aver più o meno esaurito i temi e gli argomenti anche l'ora messa a disposizione. Avevo anche immaginato di lanciare ad esempio altri sondaggi, magari uno. Potrei farvelo vedere al volo, però è il secondo, tanto per avere un'idea della platea, diciamo di chi ha ascoltato quest'ora di lezione, quanto frequenta le sale cinematografiche. Quindi era quasi un sondaggio, diciamo, una mia curiosità personale, ma che poi automaticamente si trasforma in una curiosità per voi stessi. Quindi non so se Stefania mi può aiutare a inserire questo secondo ultimo sondaggio. Io purtroppo non ci riesco. Un attimo solo. Ecco, con questo sondaggio in diretta per capire, non so se lo sapete, ma in media un italiano va 1,7 volte al cinema in un anno. Quindi ora sono curioso di sapere voi quante volte ci andate in un mese. Beh, mi sembra un'ottima percentuale. Cioè, immagino che qui mi stiate rispondendo, scusate, ho formulato male la domanda. Se andate almeno una volta al cinema al mese.
buon 70% che ha risposto sì. E beh, insomma, questo è di buon auspicio. Vi assicuro, e credo che con questo possiamo concludere, che il buio in sala, la visione in sala di un film non potrà mai sostituire, senza per questo ovviamente fare battaglia di retroguardia, la visione con altre forme di... Pensate, qualche anno fa avevano lanciato anche la possibilità di vedere un film su un cellulare. Insomma, queste cose qui possono andar bene per un certo tipo di generi, ma sicuramente la fruizione in sala è per questo è protetta anche da una finestra temporale specifica, è insostituibile, ragione per cui è importante che tutte le sale cinematografiche resistano anche a questi cambiamenti tecnologici, e anche perché, diciamo, più va bene un film in sala, più acquisisce valore anche economico di vendita dei diritti sulle altre forme di sfruttamento, quindi ha un doppio valore andare al cinema. Con questo vi ringrazio. Grazie mille, ringraziamo appunto il professor Zambardino per questa bella lezione. Io lo chiamo Bruno perché appunto collaboriamo da molti anni, quindi è anche un amico, e condivido la sua appunto la sua la richiesta di andare in sala a vedere i film, perché la condivido, anche perché sono un'appassionata di cinema e mi batto molto tempo affinché questo accada. Non amo per niente vedere i film sul divano a casa mia, e vi ringrazio per l'attenzione. Come al solito avete partecipato, scritto in chat, quindi vedo che mi fa molto piacere che queste lezioni vi stanno appassionando, perché è vero che sembravano un po' lontane dal vostro programma didattico tradizionale, però invece affrontare il tema dell'economia in una maniera più ampia, e soprattutto affiancarlo ad ambiti a cui poco viene affiancato, come la cultura, l'audiovisivo, in questo caso il turismo, perché c'è un preconcetto su questo, ci sembrava importante anche per ampliare un po' i temi che potete affrontare in classe, magari con dei piccoli lavori con gli studenti. Quindi ci fa piacere appunto affrontare questi temi che non vengono comunemente affrontati, ma che soprattutto in Italia sono cioè l'economia della cultura è una cosa particolare, cioè di grande importanza, visto anche il nostro patrimonio culturale, ma anche in generale tutto il patrimonio che afferisce alla creatività, non solo appunto alla cultura nel senso più ampio. Quindi io ringrazio tutti, come al solito ci vediamo al prossimo seminario che si svolgerà la prossima settimana, il 4 dicembre, strategie col professor Zappalà, che si chiama Strategia e scrittura creativa per i media, quindi rimaniamo nel tema dei nuovi media, dell'audiovisivo. E vi ringrazio, credo che domani, dopodomani, saranno disponibili tutti i video delle lezioni passate online con tutti i materiali, e se avrete bisogno scrivete al professor Zambardino, ma anche a tutti gli altri professori. Vi ringrazio e vi saluto. Arrivederci, ciao Bruno. Ciao, grazie a tutti.